Dopo il pellegrinaggio a Kiev c'è una seconda tappa che non so se riuscirò a fare ed è portare a Mosca un bassorilievo di San Nicola di Bari, molto venerato in tutta la Russia, no? Modo per dire che lì c'è bisogno proprio di cambiare i cuori, di cambiare le menti e di interrompere quest'onda distruttiva. Lo ha detto l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, parlando del suo recente viaggio a Kiev durante la presentazione dei festeggiamenti religiosi e civili in onore di San Cataldo, patrono di Taranto. Monsignor Santoro ha guidato una delegazione composta dalla professor Loreto Gesualdo, presidente nazionale della FISM, la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane, e dal giornalista e presidente onorario dell'Associazione Culturale L'Isola che non c'è, che ha promosso l'iniziativa, Franco Giuliano, che ha consegnato alla Cattedrale greco-cattolica di Kiev un bassorilievo dedicato a San Michele Arcangelo, opera dell'artista pugliese Cosimo Giuliano. Abbiamo fatto un pellegrinaggio per la costruzione della pace, la pace che avviene attraverso la vicinanza, attraverso l'attenzione ai drammi, per condividere innanzitutto il dolore e la sofferenza di questo popolo. Noi abbiamo corso un rischio, ma il rischio che corre questo popolo è 1.000 volte più grande, il rischio di perdere la vita e tanti morti. Il patriarca stesso, proprio l'ultimo responsabile, non è venuto perché è andato a celebrare il funerale dei soldati ucraini morti al fronte ed è con noi è stato il suo vescovo ausiliare. Tutti sono molto grati per questo. E poi soprattutto si è realizzato un momento di preghiera, ma un momento di speranza perché la pace si costruisce, noi l'abbiamo sottolineato ancora una volta insieme con quanto dice Papa Francesco, con il dialogo reciproco e con il negoziato.